Quando la passione di fare pizze diventa un'arte. A Francavilla al Mare, ristorante pizzeria Green Dragon Danino. Oltre 60 tipi di pizze, gustosi arrosticini, carni selezionate e fiumi di birra internazionale. Ampi spazi a disposizione per banchetti, cerimonie e cene d'affari. Ristorante pizzeria Green Dragon, Viale Alcione 40, lungomare di Francavilla. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Per questa puntata di Riconosciamoli ho il piacere di avere come ospite Vitantolio Liuzzi. Ciao, buonasera a tutti. Sigla. Ciao, ben arrivato. Sei venuto in macchina? Ovvio. Faccio quello dalla mattina alla sera, tuttora. Come stai, ragazzi? Benissimo, benissimo. Bene. Hai trovato traffico, no? Poco, però riesco a disricarmi ancora bene, sì. Perché tu sei partito dai go-kart, la verità. Sì, a 10 anni. La passione da piccolo. Sì, è un po' l'asilo per tutti noi piloti, la nostra passione, che è nata poi per caso, però tutti iniziamo da lì. Sempre dai go-kart si parte. Sì. Pericoloso go-kart? Beh, diciamo che se lo chiedi a mia madre sicuramente piangeva quasi ogni partenza. Guarda, i primi mesi, era difficilissimo. Ho nel cuore sempre i genitori dei piloti, perché io mi metto, essendo padre anch'io di un ragazzo, ogni volta che lui c'è in bicicletta io tremo, immagino la mamma, tua mamma e tuo papà quando tu correvi. Sì, ogni partenza mia madre era lì sulle tribune con la lacrima all'occhio, però è parte di questo mestiere a cui noi non pensiamo, sicuramente un lavoro... proprio dentro, Sì, hai adrenalina, soprattutto devi amare questo tipo di sport, non tanto il pericolo, ma l'adrenalina di andare oltre il limite. È difficile. È uno sport molto difficile, è diventato sempre più complicato. È uno sport complicatissimo. Sì, perché fino a qualche anno fa diciamo dovevi sviluppare il tuo talento e quello magari ti poteva aiutare per fare strada. Adesso non è soltanto il talento che deve servire per arrivare nell'automobilismo, ma devi avere un sacco di supporti, budget, sponsor, è un pacchetto molto più completo. E poi la meccanica, l'elettronica, cioè è un mondo che devo dire che le televisioni adesso si stanno sempre più appassionando e sempre più fanno vedere i particolari, e io guardando i particolari dico è un mondo pazzesco, cioè è molto affascinante. È affascinante, ma tra l'altro incomprensibile anche dalle persone normali che cercano di capire qualcosa. Ma infatti adesso forse negli ultimi anni ha raggiunto un livello un po' troppo esagerato per lo spettatore o per il fan che cerca di seguire tutta la parte tecnologica, è un po' troppo complesso. Senti, ma io credo che correre in Formula 1 sia una cosa che sia il sogno di tutti quelli che si mettono al volante di una macchina tutte le mattine quando vanno a lavorare, dicono ma... Si sentono piloti, sì. Ma siamo tu, sai che noi siamo tutti allenatori di calcio e piloti di Formula 1, quindi, ma essere un pilota di Formula 1, guidare una macchina che va non si sa più a quanto, che cos'è?
Per me è stata adrenalina pura. Io più volgarmente, quando ero più piccolo, lo descrivevo come un orgasmo, perché è ovviamente la cosa più estrema che uno può ricevere. Quando io ho avuto la fortuna di provare la prima volta la Williams di Formula 1, allora mi ricordo aveva 1000 cavalli, e quando andai sul gas fu una sensazione pazzesca. Per me è stato qualcosa di incredibile. Avevo ancora 21 anni, ormai forse 21 anni può sembrare quasi vecchi per la Formula 1 di adesso, dove si arriva a 17-18 anni, però è stata un'emozione incredibile. Senti, chi è stato il più forte? Guarda, io sono sempre stato appassionatissimo per Nigel Mansell, il leone, perché aveva una fame. Non piace tanto. Infatti, perché era molto particolare, aveva una fame in gara, una voglia di lottare, come poteva essere magari uno Gilles Villeneuve, quelli che in gara ci mettevano il cuore prima della testa. Però leggendo un po' la storia, seguendo un po' di più, penso che Ayrton Senna abbia fatto la differenza su tutti nella storia di un pilota. Io chiaramente non posso parlare con te di Formula 1 perché sono un profano, però da spettatore penso che Ayrton Senna, anche se Gilles Villeneuve è il mio cuore, però Ayrton Senna sia stato... Ayrton ha fatto la differenza, diciamo, negli anni, perché è riuscito a prendere non solo la passione della tifoseria, ma anche il cuore della tifoseria, perché entrava, era molto psicologico anche Ayrton, per come trascinava i fan, per come guidava, per quello che ci metteva. Era un buono. Soprattutto quello, e quindi tutte le sue imprese sono state fenomenali, e penso che lo hanno reso il numero uno storicamente proprio per questo. Sì, tu quanti anni prima hai fatto? 81. 81 sono tanti. Non male, non mi posso lamentare. 81 sono tanti. Senti, e il Gran Premio che ricordi con più, diciamo, con più emozione? Ma io penso, forse il primo. Sicuramente Imola per me è stato il debutto di fronte alla tifoseria di casa, è stata una cosa... E lì correvi per la Red Bull nel 2005, in cui debuttai proprio di fronte al pubblico di casa. È stata un'emozione particolare, anche perché partivo con David Coulthard, il mio compagno di squadra a fianco, e nella griglia dietro di me c'era proprio Michael Schumacher con la Ferrari, che fece un errore in qualifica e quindi riuscì a stargli davanti. Se non sbaglio eravamo P11, P12, P13. Che l'avevi già battuto con i kart. Con i go-kart. Sì, sì, quindi ci conosciamo già da prima, esatto. Mi temeva perché l'avevi battuto nei go-kart. Sì, 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 nacque un'amicizia già da allora, però fu un'emozione particolare. Però penso che è stato un misto tra emozione e delusione quando rientrai a correre nel 2010, ridebuttai con la Force India a metà campionato, Fisichella andò in Ferrari, io presi il suo posto in Force India dove ero tester fino ad allora e mi trovavo in seconda posizione a 13-14 giri dalla fine, si è rotto il cambio, e lì purtroppo sono quelle delusioni che... Quali sono irripetibili queste sì, gare. Perché poi a Monza essere in seconda posizione sono quelle cose che ti possono cambiare anche la carriera, e quindi è stata... mi ricordo particolarmente quel giro di diciamo, dove mi sono fermato, l'amarezza, diciamo, Hai pianto? Abbastanza, sì, sì, è stata una delusione particolare. Senti, la sicurezza è una cosa importantissima. So che tu sei ancora nell'ambiente. Che cos'è oggi la sicurezza? Si fa qualcosa o è ancora un discorso lontano? Perché ho letto proprio ultimamente che sulla sicurezza ci sono ancora tante cose da fare. Ci sono sicuramente tante cose da fare. Per quanto riguarda la Formula 1, cioè l'estremo del motorsport, si sta lavorando tantissimo. Adesso si parla addirittura di mettere una specie di cupolino sopra la testa dei piloti, un po' come il Jet Fighter, gli F-16, anche se è stata un po' l'estremizzazione. Quindi dalla prossima stagione ci potrebbe essere una specie di triangolo molto fine in carbonio che dovrebbe proteggere la testa dei piloti in caso di urto, perché le macchine hanno fatto degli sviluppi incredibili negli ultimi 10 anni. Purtroppo il cambiamento c'è stato dalla morte di Senna, dal 94 in poi, in cui si è lavorato tantissimo per la sicurezza, e le macchine sono diventate dei veri e propri caterpillar. L'unica cosa che non si può ancora gestire è quando magari qualcosa ti sbatte al casco, come è successo per Felipe Massa o Jules Bianchi ultimamente. Mi ricordo quando una gomma gli finì addosso. Esattamente. Pensa quanto sono vecchio, che ricordo. Infatti non lo ricordo esattamente, però ne ho sentito parlare. Carlo Spagna, di una gomma gli...
E questa è l'unica cosa che è ancora imprevedibile o incontrollabile, e quindi ci stanno lavorando sopra. Mentre invece la scocca di un abitacolo di Formula 1 è quasi indistruttibile adesso, sono stati fatti passi da gigante. L'unico difetto è ancora che bisogna proteggere la testa e il collo dei piloti, che è l'unica cosa che è all'aperto fondamentalmente. Infatti ti volevo appunto chiedere, innanzitutto, che guidate dei mezzi, ma dovete essere atleti, perché mi ricordo un'intervista che sentì in televisione, fatta in questo caso a Michael Schumacher, che non è mai l'occasione sempre per augurare a questo ragazzo di riprendersi, perché è nel cuore veramente di tutti gli sportivi. E poi tu che l'hai conosciuto, immagino quanto sia vicino a questa cosa. E lui diceva che andava a correre, cioè era un atleta che guidava un mezzo perché per stare nell'abitacolo, a livello proprio psicologico, a livello di vibrazione, cioè a livello di tutto, uno deve essere proprio un atleta. Certo, a 360 gradi. 360 gradi. Sì, essere atleta. Poi negli anni si è cambiato il tipo di preparazione, perché i tempi di Michael, magari del 95, fine anni 90, inizio 2000, le macchine erano molto pesanti, perché non c'era ancora tutta l'elettronica, servo assistito del volante, dei freni, quindi bisognava essere dei veri e propri atleti. O magari quando c'era il cambio ad H con la frizione, a Monte Carlo ti impazzivi a fare, non so, 2-3 mila cambiate a gara, mi ricordo, col sangue alle mani, situazioni del genere, perché una volta era veramente pesante guidare una Formula 1. Poi il mio periodo è stato quello in cui c'è stato tanto sviluppo elettronico, e quindi le macchine sono diventate un po' come quelle stradali, molto più leggere da guidare, con tanti aiuti elettronici che magari hanno reso più semplice la guida dei piloti, però hanno cambiato proprio lo stile di guida. Prima bisognava essere animali, vedevi i piloti uscire di traverso dalle curve. Manuel Fangio. Esattamente, quello stile che era quello che adoravo. Nei miei anni invece si è più perfezionato il pilota a livello di pulizia. Diciamo che il computer l'ha fatto tanto. Ha fatto tantissimo, ha stravolto lo stile di guida dei piloti e anche quello della preparazione atletica. Il cambio ormai è una cosa... Quando ho provato la prima volta la Formula 1 addirittura cambiava da sola, le mette un po' come le macchine stradali, l'automatico, perdevi anche il gusto di fare la cambiata. Poi per fortuna si è tornati qualche passentino indietro alle macchine di adesso, non con turbine o parti motoristiche, ma la parte elettronica, si è tornati un po' indietro e quindi si è tornati ad essere piloti in parte, perché ovviamente la macchina al momento penso che fa il 70-80% della velocità, ecco, sul giro. Bravo, ti volevo chiedere questo: quanto è l'uomo e quanto è la macchina? Purtroppo adesso con tutta la tecnologia che c'è la macchina fa veramente tanto. Io dico sempre 70-80%, perché tra un pilota ultra talentuoso e uno medio ci può stare mezzo secondo, che sembra tantissimo a livello di una gara, però non sono più questioni di secondi come si vedevano 15-20 anni fa, ma è 2-3 decimi, mezzo secondo. Una volta invece, quando il pilota faceva la differenza, entrava di traverso in curva, usciva di traverso, affrontava i cordoli più da animale, però in maniera pulita, e quindi c'erano uno studio della curva e della velocità sul giro completamente diverso, e questo anche ti si trasmetteva sulla preparazione atletica, che adesso tutti i piloti sono mingherlini, come molto me, sono sì, esattamente come sì, me, sì, più o meno la stessa. Infatti, fisicità. La mia ambizione dopo aver fatto questo programma è di guidare la Formula 1. No, non si sa mai, a me piace andare in macchina, sono uno che al piede è un po' amaro, insomma. Però siamo in due allora. Sì, però non è che sono molto contenti. Però basta sfruttare nei momenti in cui si è tranquilli e non si corre pericoli. Sì. Sai, poi io ritengo che un pilota si vede bene in curva, che dritto sono andare tutti. Tutti quanti, esatto. Che fa un po' la differenza. Esatto. Senti, ma tu, oltre all'automobilismo, hai qualche sport che pratichi, che... Ma io un po' tutto, a me piace, son cresciuto diciamo come un piccolo calciatore, ho giocato 10 anni a calcio, ho fatto gare di sci, nuoto, mi piacciono un po' tutti gli sport, quindi sono particolarmente appassionato di calcio, però seguo anche tennis, moto mondiale ovviamente. Sono che squadra tieni? Ovviamente dopo il Pescara, che è la squadra di casa, tra le grandi sono sempre stato tifoso dell'Inter. Complimenti, ottima scelta. Questa è una bella cosa che hai detto, non lo sapevo, ma anche perché sembra di uscire da un derby, quindi sì infatti questo è stato uno dei pochi derby che vinciamo all'ultimo momento, quindi, però è stato bello così. Senti, questo format, ti faccio dedicare una canzone
Per te questa sera non c'è il maestro Franco D'Armi, ma c'è il maestro Alex Di Rocco, che saluto, il quale ti dedicherà una canzone di Bruno Mars, perché nella telefonata prima ti ho chiesto qual è uno dei tuoi preferiti, ti ho detto Bruno Mars, e allora per te questa sera il maestro suonerà una splendida canzone di Bruno Mars. Grazie maestro. Grazie. Quando la passione di fare pizze diventa un'arte. A Francavilla al Mare, ristorante pizzeria Green Dragon Danino. Oltre 60 tipi di pizze, gustosi arrosticini, carni selezionate e fiumi di birra internazionale. Ampi spazi a disposizione per banchetti, cerimonie e cene d'affari. Ristorante pizzeria Green Dragon, Viale Alcione 40, lungomare di Francavilla. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Da
Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Rientriamo dalla pubblicità dopo aver ascoltato caro Vito Antonio Tonio To, è più bello To, più sintetico. Più sintetico. Questa meravigliosa canzone che, guarda, proprio per te, perché Bruno Mars è difficile anche da suonare. Infatti faccio i complimenti al maestro. Il maestro, veramente bravo. Senti, ti volevo dire, vorrei ripercorrere un po' con te la tua carriera. Tu sei partito dai go-kart un po' con tutti i ragazzini. Sì. Poi da lì tanti si fermano, tu no. Tu prosegui, vai alla Formula Renault. Sì. Formula Renault, che è una formula un po' particolare, che è... Allora, perché adesso sono uscite tante altre categorie chiamate minori, diciamo più come scuola per i ragazzi, era una scuola, diciamo, di passaggio tra il go-kart e le macchine più potenti, perché la Formula Renault era una monoposto con aerodinamica per ragazzi, diciamo, dai 18 ai 22, 23 anni, quello era un po' il range d'età che per i piloti, una macchina da 220-230 cavalli che, diciamo, ti iniziava a far avvicinare al mondo dei motori potenti e della guida in pista. Quindi un passaggio, sì, un tramite. Dopodiché c'è la Formula 3 o 3000, giusto? Formula 3, poi l'anno successivo, che è sempre stata un po' la categoria per antonomasia più importante tra le monoposto al di sotto della Formula 1, perché da lì sono usciti tanti piloti. Quella che lancia. Lancia, sì, perché Jarno Trulli, Fisichella, Michael Schumacher, Ralf, tutti quanti hanno fatto Formula 3, perché è una categoria molto molto competitiva che insegna tantissimo al pilota. Senti, nel mondo della Formula 1 so, perché anch'io mi informatori, che non è che l'ambiente sia che sono tutti proprio così simpatici, so che ci sono gran belle donne che girano, tantissimi soldi che possono anche dare a qualcuno la testa, e diciamo che è un po' una bella vita. Io una volta mi recai a Monte Carlo a vedere il Gran Premio e devo dire che rimasi abbastanza allibito da tutto questo fiume. Esatto. Di questo, è una cosa... Si è scelto anche la gara migliore, devo dire. Mi sono scelto la gara migliore, sì. Non si vede niente, volevo dirti, che quando uno spettatore va a vedere la Formula 1, ti comunico che non si vede nulla. Vedi poco della gara. Vedi, sì. Nulla, se lo vuoi vedere bene, vedi in televisione. Però a te non ha dato la testa questo ambiente, sei sempre rimasto coi piedi per terra, e questo ti fa molto onore, perché... I quattrini che girano lì sono veramente tanti. Sì, sicuramente è capitato a tanti piloti di perdere la testa, perché ovviamente, come succede nel calcio, in tanti altri sport, ogni sport, diciamo, ha le sue parti belle ma le sue difficoltà. A me è sempre piaciuto un po' vivere, diciamo, questa fortuna che ho avuto nella mia vita, diciamo, di poter godere di un talento nelle quattro ruote, di andare avanti fino ad arrivare alla Formula 1, e di godermelo con i miei amici con cui sono cresciuto, quelli di Pescara, quelli che vengono da fuori. Infatti tanti dei miei amici di Pescara mi vennero a trovare un paio d'anni proprio a Monte Carlo e si divertirono da morire. Immagino, mi ricordo. Amo vivere, diciamo, la mia fortuna un po' con la mia crew, la chiamo, diciamo, il mio gruppo di amici che mi seguono sempre un po' in giro per il mondo per i vari eventi. E tuttora, anche che se non sono più in Formula 1 ma corro con Lamborghini nelle GT, mi seguono. Quindi mi diverto molto di più con i miei amici di qui, perché sono reali, sono sempre gli stessi, ti diverti amici in maniera sana, mentre penso che quando inizi poi a vivere quella vita è facile trovare una realtà distaccata e diversa, che può essere quella dei televisiva, quella dei super milionari che si vedono in giro. Sì, è bello viverla per un giorno, una serata, però poi faccio fatica. Alla lunga stanca. L'ho trovato un po' finto molto spesso, magari chi si sparava la posa per qualche televisione. Sono contento per noi poveri che alla lunga fare il ricco stanca, è una cosa importante. Per chi come noi sono situazioni diverse, campa con quello che ha, insomma, sono situazioni diverse. Io penso che l'importante è star bene con se stessi, è la ricchezza più importante.
però devi avere anche un equilibrio psicologico molto particolare, molto forte, perché guidare aerei, guidare macchine sono lavori che devi avere un equilibrio che ti invidio, che io non ho, ad esempio. È importantissimo. Io avevo la fortuna che quando mi sedevo in macchina proprio resettavo, staccavo la spina, e quando chiudevo la visiera era come se spegnevo la memoria da quello che mi succedeva fino a mezz'ora prima, e quindi riuscivo a concentrarmi su quello che dovevo fare. Poi io ho sempre pensato che forse ero uno dei pochi piloti che si poteva essere anche amici tra i vari colleghi o piloti, perché pensavo che quando ci si toglieva il casco, perché no, magari stare insieme, andare a mangiare insieme, fare qualcosa insieme. Si è un circus che gira per il mondo sempre insieme, quindi alla fine ovviamente in pista si corre per se stessi, quindi se ti devo dare una sportellata, anche se sei mio migliore amico, te lo do, perché certo, ovviamente io voglio vivere, però voglio vincere, quindi è la cosa più importante. Però al di fuori, quando non si ha il casco, mi sono sempre divertito con tutti. Ma ce ne danno tanti di sportellate? Tante, sia dentro che fuori la pista a livello politico, e questa è un po' la cosa che non mi è mai andata giù. Immagino, ma quando ci sono di mezzo tutti questi quattrini, purtroppo sì, in quello sempre non avevo un gran talento su quello. Io ero molto bravo a chiudere la visiera, andare forte in pista, fare il mio lavoro, e ho sempre, diciamo, faticato a essere mediatico, ma non con le televisioni, con i giornalisti, ma fare i giochi, diciamo, un po' più sporchi al di sotto con i team principal, o per trovarti lo spazio giusto a livello politico nel team. Senti, adesso stavi dicendo che corri per? Adesso corro ancora con Lamborghini, settimana prossima sono a Barcellona per l'ultima gara di campionato nel GT Open, quindi ovviamente non riesco a stare senza, anche se sono uscito dalla Formula 1, la mia passione è quella di correre, quindi sono sempre in pista. È difficile scendere? Perché vedo che tanti piloti scendono, quando smettono di fare la Formula 1 comunque poi corrono ancora. È difficile molto, molto spesso trovarti in una situazione in cui non ti trovi a tuo agio, perché magari ti trovi a combattere con dei piloti che non hanno raggiunto il tuo livello, e quindi è un po' come quando fai le partite di calcetto, che ti trovi tu che hai giocato in Serie A, ti trovi quello che ti falcia perché vuole far vedere, e quindi ti trovi molto spesso in situazioni simili, che magari non è bello perché trovi dei piloti che non sono professionali, però io amo correre, non riuscirei a stare senza, e quindi per me l'adrenalina di andare a 380, anche a 300 con una GT va sempre bene, perché quello che voglio fare è vincere e performare in pista. Senti, tutte queste belle donne che sono girate alla fine ti hanno portato ad avere una bellissima moglie, una bambina. Sei felicissimo. Stracontento, soprattutto bambina adesso. Piccola, bambina piccola. Sì, che ha 7 mesi, è andata a febbraio, quindi questo è il lavoro più difficile, devo dire. Bisogna avere un gran talento. Il papà è un lavoro difficile, lo dico sempre, è un lavoro difficile fare il papà. Però siamo stracontenti, e poi penso che ogni cosa ha il suo tempo. Io adesso sono 10 anni che sto con Francesca, mia moglie, e stiamo benissimo. E adesso con la piccolina che è nata da 7 mesi, Sole Liuzzi, e la ciliegina sulla torta, è un momento bellissimo. Senti, a Pescara so che hai tantissimi amici, sei una delle persone veramente ben volute, e hai aperto lo stabilimento balneare, cioè hai rilevato, lo hai stravolto, l'hai fatto un punto di incontro, diciamo forse il più ambito che c'è a livello dei ragazzi. E ogni tanto vengo la sera, però poi vado a casa perché sono vecchio e un po' vorrei avere 20 anni di meno per godermi maggiormente. Sbagli, potresti rimanere, che noi siamo molto trasversali. Lo so, però non ce la faccio fisicamente a reggere certi orari. E tra l'altro hai fatto questo stabilimento che è Penelope, hai Penelope al mare e Penelope a casa, che è meraviglioso, perché i tuoi clienti possono venire sia nello stabilimento ed inverno a San Buceto, giusto? Sì, a San Buceto, certo, dietro le Rue Merlin, sopra Silvi Gomme. Sì, sopra Silvi Gomme, che io me lo ricordo perché tuo suocero, sì. Io è una delle prime persone che ho conosciuto quando sono venuto a Pescara, che è veramente una persona molto simpatica, e anche tua suocera, la Bianca. Bianca. Ti volevo dire, quindi tu hai dato un po' un cambio a questi stabilimenti binari, perché l'hai fatto diverso. L'hai fatto, devo dire, in un modo, non so esattamente trovare la terminologia, però molto estivo, cioè molto giovane, molto friendly, molto
Molto bello. Guarda. L'hai fatto tu o ti ho consultato un architetto? E abbiamo un architetto che ci segue, che poi tra l'altro è la cugina di mia moglie, Jenny Caldarelli, che ci segue ormai da tempo, e quindi ovviamente il suo supporto è stato importantissimo. Però ovviamente io e mia moglie insieme abbiamo avuto tante idee, e penso che poi viaggiare e girare il mondo sia la ricchezza è più importante. E noi, poi come tornando a quello che dicevo prima, che anche in pista io ero un po' l'amico di tutti, che mi diverto e organizzavo serate, cose, quindi sono sempre stato un po' il trascinatore del gruppo, e girando il mondo poi tornavo a pescare, dicevo: cavolo, ma perché quando andiamo in vacanza fuori noi abbiamo una città stupenda, invidiata da migliaia di persone, e tutti quelli che vengono da fuori si innamorano di Pescara. Infatti perché... io l'ho scelta, non mi muovo più. Perché non possiamo, andiamo in vacanza, che ne so, in Grecia o in altri posti, se abbiamo una città stupenda e abbiamo tante potenzialità che possiamo ottimizzare, non che non sono sfruttate, perché sono già ben sfruttate, però possiamo ottimizzare. Penso che si può fare ancora tantissimo di più, però abbiamo cercato di dare un po' la sensazione di vacanza, che quando entri da noi ti senti libero, lasci tutti i problemi al di fuori e vieni lì a rilassarti, divertirti, mangiare bene, bere bene, un po' di musica. Si mangia bene, io sono stato, quando ci siamo parlati, che era quest'estate, si mangia molto bene, è un ambiente, è proprio vacanza, tu vai lì e dici: sono in vacanza. Stacchi la spina. Anche se abito a un chilometro, ma sono in vacanza e stacco la spina. E poi credo che tu sia un po' il precursore di questi locali, di questi stabilimenti che piano piano si stanno un po' trasformando tutti dalle vecchie strutture a cose un po' più estive, ecco. Ma io penso che sia importantissimo che tutti quanti facciano un passo in avanti. Come dicevo prima, abbiamo una città che non ha niente a che invidiare a posti come la costa emiliana o quella de toscana, quindi possiamo dare tantissimo, possiamo dare tanto di più a turisti che dovrebbero tornare a venire a Pescara, che quest'anno ne abbiamo avuti non tantissimi. Io penso che prima c'era un'affluenza molto più importante di turismo, quindi poi abbiamo un aeroporto che potrebbe dare tanto alla città, una riviera stupenda, ed ecco perché noi forse siamo stati un po' i precursori, però invogliamo tutti quanti ad investire e a spingere il turismo nella nostra città, perché non abbiamo niente a che invidiare alle altre regioni. Sono pienamente d'accordo, anzi strato d'accordo con quello che dici, perché il futuro secondo me di questa città è appunto, ma guarda, un po' di tutta la regione, perché la di Pescara, io sono innamorato di Chieti, sono innamorato di Teramo, di L'Aquila, è una regione meravigliosa che offre veramente tanto, e che per ogni di queste città ha proprio delle caratteristiche ben definite. Ad esempio Chieti è una città meravigliosa che ha dei borghi che Roma veramente, non ha nulla da invidiare a Roma. E Teramo è meravigliosa, L'Aquila, cioè al di là che mia nonna era aquilana, quindi io qualche radice abruzzese ce l'ho, ma questa è una regione meravigliosa che, come dici tu, va veramente ampliata, cioè sempre incentivata, e fare questi investimenti perché veramente merita. Senti, il tuo Penelope a mare, so che è sempre visitato da VIP, viene Massimo Oddo, viene Fabio Grosso, vengono tutti questi. Vengono tutti più gli amici, vengono. Sì, ma ovviamente. So che ogni tanto non si riesce a entrare, anche questo, no? Perché... No, noi siamo aperti a tutti. Sì, siamo aperti a tutti, però a volte un po' di selezione c'è. Perché... Ovviamente, nel senso noi ci teniamo. Non mi hanno tanto fatto entrare una volta, te lo volevo dire. No, è vero, non ci credo. Però noi ci teniamo tanto ovviamente a curare, diciamo, il benestare del cliente, quindi cerchiamo ovviamente di rendere tutto ben vivibile, perché tutti quelli che vengono da noi devono poter star bene, sentirsi anche a casa. Ecco perché poi abbiamo creato per l'inverno Penelope a casa, proprio per sentirsi a casa. Che è il vecchio Fordor, giusto? Che è il vecchio Fordor, esattamente, l'abbiamo stravolto, adesso è un ristorante che funziona a pranzo e cena, con un po' di musica, dove l'abbiamo chiamato Penelope a casa, proprio perché ti devi rilassare anche lì, ci sono i divani, stai tranquillo, ti rilassi, e anche lì è proprio, puoi staccare la spina. Ovviamente l'inverno è diverso, però amiamo tutti l'estate, ma devo dire che ci troviamo anche molto bene. Dai un po' un gusto a questa città. Ci impegniamo a portare le nostre esperienze, rubare un po' di informazioni in giro per il mondo, vedere quello che c'è in giro quando viaggiamo, e portare un po' di queste esperienze in una città che già ha tanto potenziale di base, ma bisogna esprimerlo. Questo format dura mezz'ora, è finito. Io sono molto contento di averti avuto come ospite. Grazie. Ti
ti auguro veramente di andare avanti in questa tua attività che è veramente particolare, bella, questa del più che del bagnatore, dell'imprenditore, perché bagnatore è riduttivo, di imprenditore, e di veramente di allargarti ancora di più e di fare sempre queste belle cose per la città che ne avevo bisogno. Salutami tanto la tua famiglia, grazie, a me è molto mille. Cara, e ti saluto tanto. Grazie, sono stato benissimo. Questa puntata di Riconosciamone è terminata, arrivederci, ci vediamo alla prossima. Quando la passione di fare pizze diventa un'arte. A Francavilla al Mare, ristorante pizzeria Green Dragon Danino. Oltre 60 tipi di pizze, gustosi arrosticini, carni selezionate e fiumi di birra internazionale. Ampi spazi a disposizione per banchetti, cerimonie e cene d'affari. Ristorante pizzeria Green Dragon, Viale Alcione 40, lungomare di Francavilla. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it